Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio spiegare come ho fatto il 250% con un piccolo investimento in soli 10 giorni. In pratica, 10 giorni fa ho acquistato uno store, un negozio già pronto su Shopify. Per chi non lo sapesse, Shopify è una piattaforma che ti permette di creare e-commerce e dropshipping friendly, di dare tutti gli strumenti per iniziare in dropshipping. L'ho acquistato a 300 euro. In 10 giorni ho già fatto 2.682 euro di vendite, con circa il 30% di margine, che sono circa 600, 780 euro totali, meno i 300 euro che ho investito, quindi in totale si ha un ritorno sull'investimento al momento del 250%. Qui c'è il grafico, si riesce a leggere, degli ultimi 10 giorni. Perché ho fatto questo tipo di investimento? Ci sono diversi motivi. Il primo è perché volevo provare se fosse possibile iniziare a fare dropshipping su Shopify. Io non sono espertissimo di questo settore, mi occupo più che altro di eBay e Amazon. Volevo provare se era fattibile fare un investimento su Shopify senza andare a spendere il tempo per la ricerca del prodotto e senza andare a spendere il tempo per la costruzione di un sito. Quindi mi è capitato questo ragazzo italiano che aveva creato questo sito, aveva cercato questo prodotto, che è poi quello importante del prodotto, ed era già tutto pronto a partire. Ok, l'ho acquistato e ho lanciato le campagne pubblicitarie su Facebook e ho cominciato a vendere praticamente 2 ore dopo l'inizio. Il prodotto costa più o meno 50 euro ed è un solo prodotto, a cui poi io ho aggiunto un secondo prodotto in cross-selling. Cioè, quando si va ad aggiungere il carrello si ha un'offerta sul secondo prodotto per aumentare l'ordine medio delle persone. Quindi è ovvio che questo investimento fosse un po' a fondo perduto. Ciò non significa che ho provato a buttare i soldi, no. Ho comunque studiato il prodotto, perché dopo che la persona che ho trovato che vendeva il sito, ho fatto una ricerca del prodotto, ho valutato i pro, i contro, se il prodotto poteva essere in tendenza, come poteva essere il sito, come era strutturato, se era fatto bene o male secondo le mie opinioni, e ho valutato di conseguenza. Ho ritenuto che 300 euro fosse una cifra adeguata per questo tipo di investimento, anche se rischioso ovviamente. Un'altra motivazione per cui ho optato per acquistare il sito già pronto è perché ho mancanza di tempo ultimamente, ed è una cosa che ho sempre voluto fare, provare sul dropshipping, su Shopify. Quindi è stata una buona soluzione, e inoltre ho anche soddisfatto la mia curiosità e la mia voglia di ricercare opportunità. Alcune raccomandazioni che ci terrei a fare sono: se volete acquistare dei siti già pronti, comunque dovete sapere cosa state facendo. Io non sono espertissimo del settore Shopify, ma in ogni caso sono abbastanza esperto di dropshipping, ne mangio di e-commerce in generale, e un po' mi so muovere, ho fatto delle decisioni comunque commisurate. Quindi, se volete acquistare, non acquistate a caso, ma studiate un attimo l'argomento, studiate approfonditamente di cosa si sta parlando, così potete prendere le decisioni, diciamo, adeguate al vostro tipo di investimento. Soprattutto, se volete acquistare un sito già pronto, dovete essere sicuri degli acquistate e il metodo di pagamento vi possa garantire. Su Shopify c'è una piattaforma, Exchange. Mi sembra che si possa comprare e vendere lo store di tendere là, quindi potete trovare le offerte. Io non l'ho usato, l'ho acquistato con privato, ma so che c'è anche questa opportunità. Ci sono delle cose che ho imparato da questo investimento molto importanti, già in soli 10 giorni, e che comunque la cosa continuerà, non l'ho stoppato, ancora sta facendo vendita anche in questo momento. La prima cosa che ho imparato è che si può avere un alto ritorno investimento anche su Shopify senza dover stare a fare la ricerca del prodotto, costruire il sito, insomma tutte le perdite di tempo che inevitabilmente servono, quindi almeno 2 settimane, perché ho visto che appunto su altri siti come Fiverr, come Upwork, in generale queste piattaforme di freelance, ci sono molti freelancer che ti creano il sito Shopify, ti cercano il prodotto e te lo danno chiave in mano. Quindi mi sono sempre chiesto se, diciamo, qualcosa di un'altra persona sarebbe solo spazzatura o potrebbe funzionare. Ho ora la prova che può funzionare, mi è funzionato ed è una cosa che ho imparato. Tra l'altro ho anche imparato importanti principi di Facebook Ads, di campagne pubblicitarie, che mi sono semi-sconosciute perché non ho mai avuto l'opportunità di usarle, di testarle o come si deve, perché ovviamente ci vuole uno studio. Chi me l'ha venduto mi ha fatto un piccolo
piccolo sunto della sua strategia che ho continuato a usare e ora sto sviluppando la mia strategia e che ha funzionato, quindi sto imparando anche questo e mi servirà. Quindi anche se l'investimento mi sarebbe andato male, sto comunque studiando, sto imparando tante cose che mi potrebbero servire e mi serviranno sicuramente in futuro per i miei obiettivi. Quindi in ogni caso io ho valutato anche questo, se l'investimento sarebbe andato male, avrei comunque ottenuto esperienza che secondo me valeva quella cifra che stavo andando a spendere. Un'altra cosa che ho imparato è che ci sono diversi modi di investire nel dropshipping in questi giorni. Tra l'altro io sto sviluppando anche un sistema di partnership di dropshipping con altre persone interessate all'argomento. Non divulgo i dati al momento, diciamo, come sto strutturando la cosa perché è tutto in fase di operazione, ma voglio anche staccarmi un attimo da solo creare store e aumentare i miei negozi perché poi ci sono anche dei limiti quando fai dropshipping di tempo, di management e diventa anche difficoltoso seguire diversi negozi. Al momento ne ho tre e mi occupano molto tempo, seppur anche le persone mi aiutano. Parlo in questo caso di eBay. E quindi sto strutturando un'altra struttura e sto imparando che ci sono altri modi per investire nel dropshipping che aprire il proprio store, investire nella ricerca del prodotto iniziale, anche se è un ottimo metodo che uso, ho usato e uso tuttora, che ti può dare tantissimi risultati, anche se in Italia è poco comune il dropshipping su eBay e su Amazon, ma si è più orientati su Shopify, che è anche una grossa scelta, ma secondo me c'è molto più lavoro e molto più dispendio di energie e di soldi perché si possono davvero spendere tanti soldi in campagne pubblicitarie e poi non potrebbero non rientrare. In ogni caso, voglio essere chiaro, non andare a caso, non ti sto dicendo vai a caso, compra un sito, trova online, compra un sito, spendi 100, 500, 200 euro e compra un sito, perché probabilmente butteresti i soldi. Fai le cose come ogni investimento deve essere studiato, ci deve essere un business plan, un rapporto di rischio e vantaggi. Quanto ti costa questo investimento, che vantaggi ti può dare sia se va bene sia se va male, lo puoi sopportare un'eventuale perdita. Solo in questi casi studia cosa stai comprando, studi il prodotto, se tutto combacia puoi fare questo tipo di investimento. Un'altra cosa che ovviamente di cui sono felice che dopo ho recuperato i soldi, ho fatto del profitto perché ho recuperato 300 euro e ho fatto circa 480 euro di profitto in 10 giorni, ma soprattutto mi sono creato un nuovo asset. Se non sai anzi cos'è un asset, ti consiglio di andare a vedere perché è indispensabile per la tua crescita finanziaria. Mi sono creato un asset che mi produrrà soldi a tempo indeterminato, o perlomeno fino a quando funzionerà il prodotto, poi posso andare a integrare i prodotti, posso cambiare. Ho un asset che ogni giorno mi sta creando dei soldi e che non mi sta costando assolutamente più nulla perché si autofinanzia e soprattutto questo negozio Shopify mi tiene impegnato circa 10 minuti al giorno della manutenzione. Magari rispondo alle mail 10, massimo 15 minuti, la sera ed è completamente autogestito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto condividere con voi questa mia esperienza di investimento con Shopify perché ho visto che in giro molti si chiedono se è possibile acquistare siti pronti con Shopify e farli girare. Confermo, è possibile, se sai cosa stai facendo, può essere remunerativo e può essere un buon investimento. Ovviamente non andare a buttare i soldi, studia, informati e fai le cose con le giuste previsioni. Se ti è piaciuto il video e la mia esperienza, metti like, iscriviti al canale, aiutami a crescere e ti aspetto per altri interessanti video sulla crescita finanziaria e sugli investimenti. Ciao!